Donald Trump accusato di 37 capi d'accusa per aver occultato dei documenti segreti nella sua proprietà in Florida si dichiara non colpevole all'udienza di oggi pomeriggio presso la Corte di Miami. L'ex presidente non ha interagito direttamente con il giudice poiché il suo avvocato ha presentato la dichiarazione di non colpevolezza in aula. I procuratori federali hanno dichiarato di non ritenere Donald Trump a rischio di fuga, così l'ex presidente degli Stati Uniti è stato autorizzato a lasciare il tribunale federale. Il giudice ha però stabilito che l'ex inquilino della Casa Bianca non può avere rapporti con il suo collaboratore Walt Nauta, anche lui incriminato. Nelle ore precedenti all'ingresso in tribunale, Trump scriveva sui suoi social media: "Uno dei giorni più tristi per la storia del nostro paese. Siamo una nazione in declino." Quando il tycoon è arrivato a Miami con un'ora di anticipo, c'erano ad attenderlo centinaia di persone che animavano l'esterno del tribunale federale, inneggiando cori e mostrando cartelloni a sostegno all'ex presidente degli Stati Uniti d'America. We want Trump! 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 Trump! We want Trump! We want Trump! We want Trump! We want Trump! Love is the answer! Woo! L'udienza di Miami segna l'ultimo step di una battaglia legale tra il Dipartimento di Giustizia e l'ex presidente, che riprenderà, ha dichiarato, la sua mai interrotta campagna elettorale per le presidenziali del 2024. Il ritorno a casa dopo l'udienza per Trump era scontato. Difatti, già martedì scorso, Trump, lasciando il suo resort a Doral ad un passante che gli chiedeva del suo stato psicologico, dichiarò di sentirsi fantasticamente. Oggi, uscendo dalla corte, ha salutato i suoi sostenitori con un gesto di ok a due mani, ricevendo un caloroso applauso.